tutti, benvenuti e grazie per esserci. Per noi AIDO, Gruppo Comunale Liberato Venditti di Piedimonte Matese, per noi è una grande, grande serata, veramente grande. Questa grande avventura si è potuta realizzare grazie ad alcune persone che ci hanno veramente aiutato. Grazie innanzitutto agli artisti Conte Rosalba, Venditti Antonio, Catarcio Fernando, Baccarella Teresa, Giobbe Luca, Giulio Vincenzo Di Benedetto e Giorgio Montanaro. E vorremmo ringraziare la famiglia Battaglino, perché quando 2 o 3 anni fa gli abbiamo chiesto l'adozione di questo muro, ci hanno guardati un po' strano per dire: ma che volete fare? Volevamo realizzare questo, che siamo riusciti a fare. Grazie però all'ingegnere Fatone e all'ingegnere Ferrante che sono qui. Grazie, grazie, perché loro veramente gratuitamente hanno imbastito tutta la parte burocratica di progettazione, e vi posso garantire che non è stata facile arrivare a questo. Grazie anche all'ingegnere Palmieri, perché grazie a lui e grazie a alcune maestranze ma hanno realizzato la parte muraria, quindi hanno preparato la base. Grazie a Zullo Ferdinando e alla Mapei che ci hanno fornito il materiale di supporto per i nostri artisti, grazie alla Proloco Vallata e alla ditta Bisceglia. Eccola qua, questa targa che rimarrà per sempre ha come titolo il progetto L'arte per una cultura del dono, per la cultura del dono. Questo è il titolo di questo progetto che stasera qui si è realizzato. Grazie a tutti quanti voi, grazie veramente agli artisti, alle ditte, a tutti, perché hanno creduto in un'idea. Vedete, credere in un'idea che non ti dà nulla, non ti dà fama, non ti dà niente, ti dà solo il piacere di aver fatto qualcosa per la tua città. Perché sindaco, questo è lo scopo che il gruppo AIDO 3 anni fa aveva: lasciare un segno del nostro impegno quotidiano in questa città, non con un monumento qualunque, una cosa, no, con dei simboli legati tutti al dono. Quindi questo è veramente non il nostro regalo, ma quello che l'AIDO ha voluto fosse presente nella nostra città, perché la cultura del dono sia la cultura di tutti i giorni. Cultura del dono non solo, vedete, noi AIDO parliamo di donazione di organi, tessuti e cellule, no, la cultura del dono è la solidarietà, l'altruismo, la cultura, il dono del tempo, il dono di una pacca sulla spalla, il dono di una parola, il dono di una stretta di mano fatta col sorriso. Vedete quanti modi abbiamo oggi di esprimere il dono. Se noi facciamo tutto questo, allora poi veramente possiamo anche immaginarci di essere pronti un giorno a dire: sì, doniamo tutto quello che di noi un giorno potrà servire agli altri, eccoci, prendetelo pure, a me non serve più. Quindi quello è il dono più facile, tutto il resto è un po' più complicato ed è su quello che dobbiamo lavorare. Buonasera a tutti e complimenti all'amico Guglielmo per quanto fa per il dono. Certo, il Rotary Club lo sa benissimo perché lo ha detto fino a qualche giorno fa, quindi sai bene che cosa fa il Rotary. E tra le altre cose, proprio per merito tuo, quest'anno tutto il distretto, cioè Campania e Calabria, ha inserito questo progetto distrettuale del dono. Quindi grazie a te, in tutti quanti i club di queste due regioni, che sono ben 108, praticamente si parlerà di dono e ti penseremo. Quindi grazie e complimenti ancora. Grazie ragazzi per credere sempre nella follia. Perché essere folli non vuol dire non ragionare, vuol dire volare alto. E noi vogliamo sempre, anche senza risorse, ma riusciamo a volare. Benissimo. Grazie a tutti, grazie davvero di cuore.